ma questo serve per... Io. Dai che cominciamo. Io. Dopo. Ok. Sì. Vai, 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 che siamo in ritardo. Allora, grazie. Grazie a tutti. Ovviamente siamo qua a commentare un risultato dal nostro punto di vista neanche lontanamente prevedibile anche per i più ottimisti. I numeri dicono che in 6 mesi abbiamo raddoppiato i voti di persone reali, passando da 116.000 voti alle elezioni europee a 233.000 voti alle elezioni di ieri, e abbiamo quadruplicato la percentuale. Quindi siamo strafelici, abbiamo una pattuglia di 9 consiglieri regionali che già da oggi pomeriggio hanno il dovere di essere presenti, finiti i festeggiamenti sul territorio, a fare i guardiani di tutto quello che abbiamo, su cui ci siamo impegnati in campagna elettorale, e di marcare a uomo un Partito Democratico che comunque ha vinto nonostante i disastri compiuti. Quindi prendiamo atto del dato elettorale. Poi Alan parlerà di questi 9 consiglieri regionali, fra cui c'è il più giovane eletto della storia del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. La valutazione è che non ha vinto nessuno, visto che 2 persone su 3 sono rimaste a casa. E quindi, a differenza di Renzi che gongola e twitta, noi ci domandiamo il perché in una regione di solito partecipativa come l'Emilia Romagna ci sia un dato di astensione come questo, e facciamo anche un esame di autocritica per capire come in futuro proporci ai non elettori in maniera seria, credibile, concreta e coinvolgente. Quindi non andiamo in giro a stappare spumante, cosa che la vecchia politica ci permetterebbe di fare, perché in ogni caso l'Emilia Romagna è un segnale negativo per la democrazia e per la partecipazione in quanto tale. Detto questo, è un segnale positivo, perché il mondo e l'Italia esisteranno anche dopo Renzi. Sta nascendo una proposta economica, culturale e di vita totalmente alternativa al renzismo, che si basa su pochi punti però precisi, concreti e coerenti. Uno, la proposta economica della Lega la presenteremo a Milano sabato 13 dicembre, quando lanceremo la campagna per l'aliquota fiscale unica, secca, uguale per tutti, famiglie e imprese al 15%. Verrà il professor Rabusca dagli Stati Uniti, che è uno degli inventori della flat tax, e quindi meno tasse, che significa meno Stato e meno burocrazia. Il dopo euro, che ci dicevano avrebbe allontanato e spaventato gli elettori, mentre la gente sa far di conto e quindi si sta rendendo conto che l'euro ha vita breve. Noi stiamo preparando un'uscita la più soft e la più indolore possibile. Una battaglia senza quartiere a un'immigrazione senza controllo, che in Emilia Romagna sta causando dei danni che magari non arrivano anche alle televisioni come Tor Sapienza, che però noi vorremmo prevenire per evitare altri episodi come quelli. E poi le battaglie della Lega: stiamo aspettando il giudizio della Corte Costituzionale a giorni per l'ammissibilità o meno del referendum per cancellare la legge Fornero. Ci auguriamo che la Corte rispetti la volontà dei 500.000 che hanno firmato, e che quindi in primavera tutti gli italiani possano pronunciarsi su questo referendum. Non voglio neanche lontanamente prendere in considerazione il fatto che ci rubino
questa possibilità, perché in questo caso ci arrabbieremmo e parecchio. Detto questo, i temi dell'Emilia Romagna sono sul tavolo. Oggi, mentre noi stiamo parlando e Bonaccini sta festeggiando, ci sono migliaia di imprenditori a cui Equitalia sta mandando a casa delle cartelle esattoriali idiote e senza senso, e quindi sono stati 20 giorni appassionanti. Abbiamo fatto la campagna elettorale spendendo 2 lire, penso che abbiamo speso per tutta la campagna elettorale in Emilia Romagna quello che il PD ha speso per fare l'incontro di Renzi al Palazzetto dello Sport, per intenderci. Abbiamo consumato tanta suola di scarpe e abbiamo raccolto un patrimonio che ci piacerebbe spendere in tutta Italia, nel senso che da oggi ci sentiamo parte di un progetto che non guarda solo al nord, evidentemente, ma guarda a tutta Italia, visto che le due emergenze, disoccupazione e immigrazione, si fanno sentire a Ferrara, si fanno sentire a Brescia, ma si fanno sentire anche a Taranto e a Salerno. Non mi appassiona particolarmente il derby in casa con Forza Italia o l'aver superato Grillo, anzi il voto dell'Emilia Romagna ci dà una responsabilità in più, e quindi vedremo di meritarci la fiducia avuta e di riguadagnarci la fiducia di quei milioni di elettori che anche ieri hanno preferito rimanere a casa. E quindi è una bellissima sfida, e quando Renzi vorrà noi saremo pronti. Alan? Io mi associo ovviamente a quello che ha detto Matteo. È stata una sfida sicuramente appassionante. Abbiamo fatto in 3 settimane 17.000 chilometri, impostando una campagna elettorale in mezzo alle persone, tra i bar, i mercati, le piazze, e è stata un'occasione sicuramente di crescita per il movimento importante. Il dato ovviamente l'ha già commentato Salvini, alcune magari riflessioni più puntuali. Al di là del risultato politico, che la Lega Nord diventa il secondo partito a livello regionale di Emilia Romagna, e come si diceva prima, ovviamente queste cose ci responsabilizza. Abbiamo eletto 9 consiglieri regionali, tra cui il più giovane di tutte le consigliature della regione Emilia Romagna, Rancan di Piacenza, a 22 anni. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti, sempre a Piacenza il centrodestra è la prima coalizione, a Ferrara, che è la mia provincia di residenza, siamo arrivati testa a testa con Bonaccini, 42 circa la coalizione di centrosinistra, 40 la coalizione di centrodestra, anche questo è un dato storico. Siamo il primo partito in tantissimi comuni dell'Emilia Romagna, dal Piacentino al Ferrarese, passando per il Modenese. Abbiamo avuto un dato molto importante e significativo in termini appunto di percentuali Lega Nord per quello che riguarda l'area del cratere terremotato, dimenticato appunto dal governo del governo centrale. Considerate che siamo il primo partito a Finale Emilia, a Mondeno, a Cento, a Mirabello, a Sant'Agostino, quindi tutta la parte del cratere, sia modenese che ferrarese, ha avuto appunto un riscontro molto importante, anche la parte alluvionata dei territori emiliani. Credo che, come si diceva prima, da oggi comincia un nuovo modo anche di fare opposizione, che deve essere organica, compatta, e contrastare quello che è uscito da questo voto, che mette ovviamente in evidenza una strategia politica del PD che è mancata, tant'è che la maggior parte degli elettori dell'Emilia Romagna non sono andati a votare, e credo che anche ci sia stata una volontà da parte sia del sistema, delle istituzioni dell'Emilia Romagna, che di un certo tipo comunque di visione politica del PD, che ha voluto nascondere comunque il fatto che si andava a votare per non andare a creare dei problemi al loro candidato presidente, a cui auguro comunque un in bocca al lupo per quello che dovrà essere appunto il suo lavoro. Domande? Aspetta, domande con microfono, altrimenti non ci sentono. Prova. Allora, ha già spiegato come spenderai sul territorio questo risultato, ma nell'ambito del centrodestra? Nell'ambito del centrodestra ovviamente non c'è nessuna ostilità, anzi spero che questo risultato sia uno stimolo per lavorare su pochi punti concreti, su 4 o 5 punti concreti. Il tema economico è il primo. Proprio oggi come Lega presentiamo una proposta di legge per emendare la Costituzione, visto che sta cercando di emendarla da cima a fondo, in cui diciamo che prima ancora del pareggio di bilancio la necessità è la piena occupazione.
e quindi ribaltare l'approccio con le politiche europee rispetto dei vincoli europei, dei tetti, dei deficit cretini, e quindi prima la piena occupazione e poi ci preoccupiamo di tutto il resto, perché se la gente non lavora, non consuma e non paga le tasse, non vive. Speriamo che il dibattito in seno a Forza Italia si sviluppi in maniera rapida, perché su questi temi, economia, il rispetto delle autonomie e delle identità, con una ripresa e un completamento serio del percorso del federalismo che in Italia purtroppo da anni è rimasto in sospeso, e quindi io penso che con una coalizione compatta, che per ovvi ed evidenti motivi non può comprendere Alfano, che non ha niente di alternativo a Renzi e non ha niente di centrodestra, dico Alfano perché non parlo di tutto il suo schieramento, visto che ci sono uomini e donne anche nel nuovo centrodestra che penso possano essere interessati alla nostra proposta di governo, perché noi stiamo costruendo qualcosa che punta a essere maggioranza. Non partecipiamo per il gusto di partecipare, ma partecipiamo per arrivare laddove si decide e poi decidere in base a un programma assolutamente chiaro, che può piacere o non piacere, ma dal nostro punto di vista rilancerebbe l'economia in Italia. Berlusconi ti ha fatto i complimenti o no? Berlusconi non l'ho sentito, anche perché non aver vinto un derby come quello di ieri sera mi avrebbe portato a essere incazzato, e quindi conto di sentirlo nelle prossime ore. Matteo, volevo chiederti quale sarà l'identità futura della Lega, nel senso, tu proponi la flat tax che è figlia della dottrina reganiana, e una politica liberista significa avere delle imprese o delle multinazionali che vengono in Italia e che poi vogliono mano libera sia sul costo, sul potere d'acquisto dei salari, sul rapporto con i dipendenti, ma anche nell'uso della manodopera, che molto spesso è extracomunitaria, e questo anche perché gli extracomunitari hanno meno capacità di poter difendere il loro potere d'acquisto dei salari. Tu però sei sempre stato uno che è andato a parlare con gli operai, è stato dentro le fabbriche e tutela o ha cercato di tutelare la loro condizione lavorativa. Come pensi di poter conciliare due politiche così diverse tra di loro? Perché o è liberista e quindi è vicina a quelle imprese che vogliono venire in Italia ed avere mano libera, o è dalla parte di chi invece vuole tutelare i diritti dei lavoratori. Allora, quale sarà l'identità del futuro della Lega? Cioè, più liberista o più, tra virgolette, conservatrice? In realtà è oggi che le imprese possono fare quello che vogliono. Io rifiuto le categorie vecchie, destra, sinistra, liberisti, conservatori. Tornando a Miglio, io penso che la Lega si schiererà a fianco dei produttori. In questo momento l'Italia è divisa fra produttori e assistiti. C'è un voto di assistiti, che è stato anche quello Emiliano Romagnolo, che è un voto di conservazione. I produttori in questo momento sono sempre messi meno in grado di produrre, e se non producono non assumono e non creano ricchezza. E quindi preferirei andare oltre le vecchie categorie del Novecento, siamo nel 2014, io voglio aiutare chi produce. Chi produce può anche essere un pubblico dipendente che produce servizi lavorando il doppio perché deve tappare i buchi del collega assenteista tutelato dai sindacati. Quindi voglio andare avanti, non mi ritengo né di destra né di estrema destra, anche perché la flat tax è liberista, però un mantenimento di un certo tipo di stato sociale. Quando siamo andati a visitare l'ospedale di Nova Feltria nelle montagne del Riminesi, ci siamo impegnati a che gli ospedali in montagna mantengano i livelli di assistenza che garantiscono oggi. Quindi non siamo schizofrenici, semplicemente c'è una sacca di assistiti che votano per interesse, anche non solo, non voglio fare il Landini che Renzi lo votano le persone, il voto è voto, e quindi se il PD ha vinto in Emilia, viva il PD. Detto questo, abbiamo un progetto di vita diverso che, ad esempio, partendo dalla flat tax, aiuterebbe soprattutto gli ultimi. Perché oggi a pagare in Italia sono i redditi da 20.000 euro, mentre i milionari non pagano una lira, o se lo fanno è un'eccezione. Quindi vorremmo riportare un po' di giustizia sociale, uso questa parola grossa,
però anche lavorando sulle leve economiche. Dov'è il microfono? Domande? Boh, se siamo stati esaurienti siamo assolutamente... Aspetta, no. Se sentirà Berlusconi oggi, come ad Alfano chiede di non fare in un certo modo il ministro dell'interno, ci sarà una richiesta che farà a Berlusconi, per esempio, di disimpegnarsi su fronte a riforme, sostegno più o meno nascosto a Renzi, un patto da sottoscrivere insieme? Cioè, sono delle richieste precise che farà Berlusconi per riprendere? Stiamo cercando di essere maggioranza in Italia per una proposta alternativa a Renzi, evidentemente non puoi soccorrere Renzi per quello che è il suo progetto di controllo della società. Poi però non do lezioni né a Forza Italia né a Berlusconi, dico semplicemente che le pseudo riforme che sta portando avanti Renzi sono un danno per il Paese. Pensiamo alla cosiddetta abolizione delle province, che in questo momento sta costando agli italiani di più, a decine di migliaia di dipendenti pubblici in ufficio che non sanno che cosa fare, come farlo e con che soldi farlo, e metterà a serio rischio la manutenzione delle strade e il riscaldamento delle scuole. Adesso li aspettiamo al varco, quindi chiunque sostenga Renzi sostiene le politiche di Bruxelles, perché Renzi è la brutta copia di Monti, né più né meno. Quindi per quanto mi riguarda io a Renzi non solo non do il braccio, ma non gli do neanche il dito mignolo, ma non perché mi sta antipatico, anzi mi sta pure simpatico. Però il problema è che le sue ricette in campo economico e istituzionale sono contro l'Italia. Grazie a tutti. Facciamo in due tranche, sennò come cazzo facciamo? Dopo le tre. Abbiamo tante responsabilità in più, abbiamo tanti voti in più, abbiamo 9 consiglieri regionali in Emilia-Romagna che dovranno essere al fianco degli agricoltori, degli esodati, dei terremotati e degli alluvionati che hanno riposto fiducia in noi, però voglio parlare anche a quei 2/3 di cittadini che hanno scelto di non votare, quindi dobbiamo anche noi essere più